Il governo conferma il DEF, manovra da 37 miliardi. Ponte di Genova, l'allarme di Cantone, la mafia può infiltrarsi. Papa durissimo sull'aborto, è come affittare un sicario. Nonostante la bocciatura arrivata ieri da Banca Italia e dall'ufficio parlamentare di bilancio, il governo conferma le note di aggiornamento al DEF. La manovra sarà di 37 miliardi, di cui 22 in deficit, ha annunciato il ministro Tria, chiedendo più rispetto per il suo ministero. Le strutture tecniche del MEF non sono meno valide di quelle di altre istituzioni. C'è il rischio di infiltrazione mafiosa se non si rimette mano al decreto per Genova. È l'allarme lanciato oggi dal presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone, che ha evidenziato come la deroga a tutte le norme extrapenali comporti anche la deroga al codice antimafia, esponendo così ad alti rischi di infiltrazione da parte di imprese mafiose per i lavori di ricostruzione. Abortire è come affittare un sicario per risolvere un problema. È durissimo l'attacco lanciato oggi da Papa Francesco contro l'interruzione volontaria di gravidanza. Un approccio contraddittorio, ha affermato il pontefice, consente la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ucciso e fatto a pezzi all'interno del consolato di Riyadh a Istanbul. Sarebbe questa la fine atroce del giornalista saudita Jamal Khashoggi, collaboratore del Washington Post e voce critica rispetto al regime del principe Salman. Lo scrive il New York Times citando autorevoli fonti della sicurezza turca che parlano di operazioni rapida e complessa. Khashoggi sarebbe stato assassinato da un gruppo di agenti sauditi. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie di averci seguito e arrivederci.